ragazzi, e bentornati all'angolo del rossonero. Si è appena conclusa Milan-Sampdoria 1-0, stesso punteggio dell'andata. Siamo stati un pochettino in bilico fino all'ultimo, perché comunque il punteggio dell'1-0, sempre come al solito, aspettate, ok. Siamo stati un po' in bilico fino all'ultimo, perché comunque come al solito l'1-0 non ti lascia mai stare tranquillo, soprattutto visto che la Sampdoria comunque aveva fatto dei cambi e ci aveva tutti avanti praticamente. E quindi un po' di ansia alla fine ce l'abbiamo avuta, però cioè, il risultato assolutamente anche un po' troppo che ci va a muso corto, come dice qualcun altro, perché comunque è stata una partita dominata, dominata, poteva finire anche 3-4-0. Falcone è stato bravissimo, siamo stati anche un po' stronzi noi a mangiarci dei gol, perché comunque io avevo la paura del, come si dice, gol fallito, gol subito, prima o poi li caghi, troppe occasioni sprecate, invece meno male che comunque è andata molto bene, dai, stesso punteggio dell'andata. All'andata si era giocato peggio, perché comunque era la prima giornata, bisognava ancora un pochettino carburare tutto. Oggi abbiamo dominato. Il primo tempo è stato brutto, troppo spezzettato, così così, perché comunque ci sono stati un po' troppi falli, eccetera. Il secondo tempo dominato e purtroppo non siamo riusciti a concretizzare di più, però 1-0 va benissimo, assolutamente. Complimenti ai ragazzi, complimenti a tutti davvero, bellissima partita dietro, Maignan 0 parate, e Maignan, ragazzi, ha fatto un assist per Leao, un lancio. Abbiamo un portiere che praticamente è un trequartista. Abbiamo un portiere con trequartista e ti dà garanzia anche per i rinvii, ma non è la prima volta questa stagione. Poi vabbè, rinvio di Maignan su Leao, Leao la stoppa, comincia a ridere, dribbla, corre, gol, punto, basta. La partita finisce 1-0 così. Poi bravissimo, poi il primo tempo comunque è stato. Ci sono state due occasioni per il Milan alla fine, il gol e poi un giro di Messias che è stato bravissimo Falcone. Il secondo tempo sembrava dello stesso andazzo del primo, però poi sono comunque la Sampdoria ha cominciato a fare cambi, ha cominciato comunque ad aprirsi perché giustamente cercava il pareggio, e diciamo che lì abbiamo avuto molte più occasioni, e come ho detto Falcone è stato bravissimo in tante occasioni, una mezza rovesciata anche di Giroud stupenda. Noi abbiamo cominciato a carburare anche magari con i cambi di Rebic, Saelemaekers è entrato anche che sia al posto di Diaz, Saelemaekers al posto di Messias e Rebic al posto di Leao, e da lì non dico che la partita è cambiata, perché comunque più o meno stavamo dominando allo stesso modo. Rebic purtroppo non dico che è entrato male, però poteva dare molto di più, tante occasioni comunque Rebic poteva sfruttarle benissimo, poteva darla prima. Noi quando dobbiamo tirare la passiamo o dribbliamo, e quando dobbiamo passarlo, dribblare, tiriamo. E questa è la nostra differenza. Però Milan ha meritato assolutamente la vittoria, sembrava di vedere la partita con la Lazio alla fine. Quindi assolutamente dominato. Mi dispiace per Giroud perché non è riuscito a segnare, ci ha provato in tutti i modi, non ci è riuscito. E va bene così, dai, ci portiamo 3 punti a casa. Voliamo in testa alla classifica per ora, perché comunque l'Inter ha ancora una partita da recuperare, non si sa quando. E la settimana prossima andiamo a Salerno. Ieri sera ho detto che andavamo con l'Udinese venerdì sera, invece l'Udinese è quella dopo. Prima Salernitana a Salerno e poi Udinese a Udine. Abbiamo due trasferte di fila. E con la Salernitana giocheremo di sabato sera. E niente, ragazzi, quindi adesso ci aspetta una bella settimana, tra virgolette, di riposo, però comunque senza impegni. C'è la Champions League dove purtroppo noi non giocheremo. Però va bene, dai, va bene, va bene. Ci andiamo a prendere, siamo consapevoli dei nostri mezzi, abbiamo un bellissimo gruppo. Comunque tutti corrono per tutti. Florenzi è stato stupendo sulla sinistra, Calabria comunque secondo me è anche uno dei migliori in campo. Tonali e Benasser hanno fatto bene. Benasser così così, Benasser comunque sulla sufficienza piena, poi faremo anche le pagelle nel prossimo video. E Tonali, solito Tonali. Diaz comunque ha giocato bene, non si è visto il Diaz magari contro la Lazio, contro l'Inter quando è entrato, però comunque ha giocato bene. Leao, diciamo che dopo il gol Leao un pochettino si è spento, cioè si è spento un po' troppo presto Leao, poi vabbè comunque ha dato il suo contributo, Messias pure, e Giroud comunque si impegna, si sbatte, viene a pressare, viene a recuperare, fa sponde. Giroud è l'attaccante di cui avevamo bisogno. Purtroppo non è un bomber da 25 con la stagione, però Giroud sta giocando veramente bene e io sono contento di questo, veramente. Abbiamo sfatato la cosa della maglia numero 9, fortunatamente. E niente, ragazzi, boh, ripeto, risultato 1-0, si vuole in testa alla classifica e vedremo poi che cosa succederà stasera in attesa di Atalanta-Juventus. Ci saranno le partite pomeridiane anche per lo scontro salvezza fra Genoa e Salernitana. E niente, boh, bravissimi ragazzi, continuiamo così.
non possiamo sperare in un futuro migliore. Adesso siamo primi, sempre con la partita in più, però comunque siamo primi, godiamoci questa testa della classifica e vediamo che cosa succederà nelle prossime partite. Il campionato è ancora lungo, però siamo consapevoli di tutto quello che ci sta capitando in questo momento. È stata la settimana perfetta. Vittoria del derby, vittoria con la Lazio in Coppa Italia dove siamo andati in semifinale e vittoria in campionato che ci ha permesso di arrivare per ora, di essere per ora primi in classifica. Quindi boh, vedremo che cosa succederà più avanti, dai. Boh, niente, io vi do appuntamento alle pagelle, penso di farle già stasera, penso. Vediamo un attimino, o se no domani. Vediamo un attimino come si evolverà la giornata. E stasera c'è Atalanta-Juve, stasera c'è Atalanta-Juve, quella è una bellissima partita anche in... è un bel scontro diretto in chiave Champions. E volendo anche comunque per lo scudetto perché non è detto, perché se la Juve continua di questo passo qua e vince anche a Bergamo, allora rientra anche per lo scudetto, visto che comunque l'Inter ieri ha pareggiato. Niente, boh ragazzi, io vi do appuntamento alle pagelle, mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanella, condividete tutto quello che vi dico sempre di fare, speriamo comunque di crescere sempre di più. Va bene, io vi do appuntamento al prossimo video, quindi Milan-Sampdoria 1-0, Leao all'ottavo minuto su assist di Mike Maignan e boh, basta, ci vediamo per le pagelle, nella gioia e nel dolore come sempre, forza Milan con il cuore. Ciao ragazzi, al prossimo video.